Buongiorno, ben ritrovati a tutti gli amici della nostra Web TV. Ci troviamo qua di Carano Pertusella per la partita che vede le formazioni della Caronnese contro il Dal Forboario, categoria Serie D. Le formazioni che scenderanno in campo sono le seguenti: Dal Forboario col numero 1 Trilli, col numero 2 Fusar Bassini, numero 3 Bonometti, numero 4 Moras, numero 5 Fabris, numero 7 Banelli, numero 7 Biancospina, numero 8 Rossi, numero 9 Piras, numero 10 Fusar Bassini M, il numero 11 Varas. In panchina a disposizione di Mister Piovani troviamo col 12 Pe, col 13 Giorgi F, 14 Giorgi M, 15 Andreoli, 16 Speziale, 17 Rosa, 18 Martinelli. Formazione caronese col numero 1 Galli, 2 Termine, 3 Sandrin, 4 Calabrò, col 5 Bruni, 6 Lombardi, 7 Lentini, 8 Redaelli, 9 Cristofoli, 10 Trezzi, 11 Corno. Panchina a disposizione di Mister Corrado Cotta, 12 Catanese, 13 Dugo, 14 Despà, 15 Ferré. Giudici il numero 16, col 17 Moreo, col 18 Pizzolla. Arbiterà l'incontro il signor Montanari di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Fattori di Iesi e Vitaloni di Iesi. Attendiamo il fischio d'inizio della contesa. Giornata primaverile, un po' di venticello, campo come sempre Carano Pertusella splendido, anche la visuale del prato verde. Condizioni ottimali per una partita di calcio. Fischio avvenuto. Alla nostra destra maglie nero-verdi gli ospiti del Darfo, solita maglia bianca con strisce colori rosso-blu, i padroni di casa della Caronnese. Caronnese che in classifica si è fatta superare diverse formazioni ed è a 49 punti, sesta posizione, mentre il Darfo Boario viaggia tranquillamente metà classifica con 42 punti. Partita che dovrebbe rivelarsi interessante, come abbiamo detto le squadre forse non hanno problemi di conquistare o promozioni o cercare di non retrocedere, di conseguenza forse si potrà vedere del bel gioco. Vediamo in avanti la Caronnese, Corno strattonato, Corno si stava involando sulla fascia destra, prontamente il collaboratore del signor Montanari alza la bandiera, fischia una punizione in favore dei padroni di casa che hanno rispetto alla formazione di domenica. Vediamo, ci sono stati un 3 o 4 cambi, non sappiamo se per infortunio o per scelta tecnica, chiederemo a fine partita a Mister Cotta di queste sostituzioni. Lombardi, taglio di Lombardi, anticipato Radaelli, palla all'indietro, Lentini nuovamente sulla fascia destra, ancora Lombardi, mette Termine, ancora di testa, libera Fusor Bassini, palla e fallo laterale, piccola deviazione, rimessa in gioco degli ospiti. Cambio di battuta, Lentini lascia l'incombenza a Sandrin all'indietro per Calabrò, giro palla indietro ancora Bruni verticalmente, salta Cristofoli, non riesce a toccare il pallone, butta in avanti un centrocampista in maglia nero-verde, comodamente Galli ferma il pallone coi piedi, si guarda attorno, qualche compagno libero, lo trova in Calabrò sulla sinistra. Calabrò evita Varas, Lombardi inseguito da Piras, palla a centrocampo, Redaelli, Bruni liberissimo sulla destra, è trovato Termine,
Termine avanza, finta all'indietro Radaelli, tanto il Darfo è retrocesso, tutto nella propria area, bel lancio in area per Corno, non riesce a tenere in gioco il pallone perché un difensore avversario, precisamente Fabris, glielo tocca in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo dell'incontro sul punto di battuta Federico Corno, all'indietro termine Lombardi di sinistro, mette in mezzo in area, schizzata una palla da Radaelli, non hai spinta di Lombardi, l'arbitro fischia, c'è stato un bel tiro di Trezzi che è finito in rete, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco, non si può neanche parlare di rete annullata perché appunto, come dicevo, il signor Montanari aveva sanzionato un fallo di Lombardi. Lungo rinvio di Trilli, direttamente va a finire nelle braccia del suo collega Galli, fascia sinistra, pallone perso, no scusami te, pallone perso puerilmente da due giocatori della Caronnese. Bruni finge di passare al centro, avanza Cristofoli, ottimo, mette giù bene la palla, vede libero due compagni, Lentini, lascia ancora Lentini all'indietro, Sandrin si propone, intenzione era di trovare Cristofoli, palla molto lunga, facile preda del numero 1 Trilli. Caronnese che sembra aver iniziato la partita col piglio giusto. Fascia destra, mette in avanti, tocca la palla a Piras, indietro per un suo compagno, ancora Sandrin libera, pallone a Lombardi. Trezzi evita un avversario leggermente ostacolato, l'arbitro nelle vicinanze fa proseguire il gioco. Capitan Moras, fuori area! Bella la conclusione, pericolosa la conclusione più che bella del numero 11 Varas, 50 centimetri fuori il palo sinistro di Galli che era però piazzato. Primo tiro in porta del Darfo Boario. Saltano a centrocampo Radaelli, un avversario, Trezzi ostacolato da Tobanelli. L'arbitro vede un fallo del giocatore in maglia rosso-blu. Ancora palla nuovamente a Lombardi, Redaelli, Cristofoli, spalle girate alla porta, dato all'indietro. Lombardi, nessun giocatore smarcato. Ha cerchiato Cristofoli, giro palla all'indietro, pallone deve viaggiare più velocemente, non bisogna dare il tempo ai difensori ospiti di piazzarsi. Bella finta di Corno, all'aria sulla destra Sandrin, riesce a tenerla in campo, mette un bel cross Sandrin, libera Tobanelli. Bella l'azione che si è sviluppata pochi attimi fa della Caronnese. Ancora Sandrin, altra palla in mezzo, solo maglie nero-verdi, giocatori, i suoi compagni si trovavano al limite dell'area, palla in mezzo che non ha avuto esito alcuno. Ancora Fusor Bassini porta in avanti un pallone, centrocampo Rodaelli, bello, cerca di divincolarsi, messo a terra, l'arbitro non ha visto, non era nei pressi, questo era un fallo. Fusor Bassini viene ostacolato da termine, fallo laterale, da Lentini, anticipato il capitano Moras, cerchio di centrocampo liberissimo da avanzare Radaelli, inseguito, nessun compagno nei pressi, perde la palla,
palla in out, deviazione di termine, nell'azione nessuno aveva accompagnato Radaelli per un eventuale scambio. Bonometti con le mani e il proprio compagno, esattamente Tobanelli, capitan Mora, sfascia destra, Fuser Bassini. Lancio un po' nel vuoto, esce addirittura Galli, palla che poteva terminare in fallo di fondo. È uscito di piede Galli, fallo laterale. Si appresta Fuser Bassini, all'indietro il compagno Biancospino. Biancospino dall'indietro, palla intercettata da Corno che è retrocesso. All'indietro Corno Sandrin, scambio Lentini Sandrin, altro giro palla sempre all'indietro. Cotta qualcosa da dire ai suoi difensori per questo giro palla prolungato e lento. Biancospino contrasta un passaggio e butta la palla in fallo laterale. Rimessa in gioco all'indietro Antonio Calabrò, porta avanti la palla Cristofoli, bel tocco a Trezzi, all'indietro Lombardi. Lombardi sulla sinistra, cerca un compagno, lo trova esattamente Lentini. Lentini, Trezzi, bel scambio fuori area, Corno. Posizione che avrebbe potuto concludere in porta. Tocco sulla sinistra, il compagno si era fermato. Era una posizione cui avrebbe potuto concludere verso la porta avversaria. Rimessa di Trilli, Bruni non riesce a intervenire di testa, Rossi, Trezzi, Radaelli, Cristofoli, Lombardi, lateralmente Alentini, trovato Sandrini sulla fascia, Corno circondato da due avversari, pallone buttato in avanti con poche speranze. Ancora Calabrò, proiezione di Calabrò, compagni poco smarcati, accerchiati da maglie nero-verdi, Radaelli, fascia destra, libero termine, Radaelli tarda secondo noi a dare la palla. Lombardi, cerchio del centrocampo, butta in mezzo, nulla da fare, chiama e fa suo il pallone. Un po' di imprecisione in questi passaggi dei padroni di casa fino a questo momento. Rossi in avanti, scambia col compagno, fascia destra, poteva essere una bella palla per il Biancospino che si era proiettato, passaggio impreciso. Fascia destra dove si svolge di più il gioco del Darfo Boario fino a questo momento. 30 metri di campo sulla fascia sinistra, liberissimi. Lombardi pressato, Radaelli butta in fallo laterale per... c'era un giocatore dolorante. Rimessa, pallone ridato, pallone ridato agli avversari della Caronnese. Galli, anticipato Cristofoli, colpo di testa in avanti, Bruni tocca all'indietro per il proprio portiere. Palla campanile, si spintonano due giocatori, precisamente Fuser Bassini e termine fallo laterale. Bonometti
stop di petto dell'attaccante del Darfo, palla che è uscita, pronta segnalazione del collaboratore. Bonometti mette in mezzo di testa, schizza un bel pallone il numero 9, Trezzi lateralmente a Lombardi, ancora anticipato Cristofoli, fallo di mano, l'arbitro regola del vantaggio, pensiamo, lascia proseguire Redaelli, si proietta in avanti, errore di Redaelli, palla consegnata agli avversari. Darfo Boario che fuori gioco, no? Non segnalato dall'arbitro della nostra posizione, forse erroneamente avevamo ravvisato un fuorigioco, ancora una palla senza complimenti, Fabris buttato in avanti, l'arbitro nelle vicinanze fa proseguire, Termine, buon spunto di Termine, si ferma, ostacolato, guadagna solamente un fallo laterale, d'altronde non c'erano compagni liberi a cui dare il pallone. Redaelli cerca Cristofoli, Franco Bollato non riesce a tenere il pallone, anticipo di testa di Bruni, corno, ancora l'arbitro, inspiegabilmente l'arbitro fa proseguire, Sandrin si proietta sulla fascia destra, forse riesce a tenere palla in fallo laterale, è entrato in scivolata Moras a fermare l'avanzata di Sandrin, Lombardi, Trezzi evita un avversario, si ferma, all'indietro Radaelli, corno messo a terra, giunge il fischio arbitrale, punizione in favore dei padroni di casa. Portiere Triglia, qualcosa di suo avversario, corno, conclusione forte, centrale, portiere perde la palla, nessuno dei compagni è entrato sulla conclusione di corno, Cristofoli non riesce, si eleva leggermente spostato dal difensore, giustamente non riesce a concludere. Moras lancia Fusar Bassini, Galli rientra subito sulla linea di porta, ancora fuori area, Varas, azione che poteva essere più pericolosa degli ospiti, e si è conclusa senza nessun tiro in porta. Siamo giunti al quarto d'ora, 16° minuto, anzi, sempre 0-0, due squadre che si equivalgono, Caronnese cerca di costruire qualcosa in più degli avversari, ma finora niente di eccezionale da una parte e dall'altra. Sandrina all'indietro, Calabrò, Lombardi lateralmente, linea 4 difensori del Darfo Boario che si alzano, Trezzi evita un avversario, bel scambio, Trezzi ottima la conclusione, peccato, centrale, bello lo scambio, Trezzi corno, bel tiro in porta, centrale, portiere senza fatica, prima bella azione, conclusione degli uomini di Cotta dopo 17 minuti di gioco. Rimessa laterale lunghissima, salta Varas all'indietro, Biancospino liberissimo sulla fascia destra, il suo compagno Fusar Bassini riceve la palla, anzi no, scusate, impreciso un'altra volta il passaggio in avanti di Biancospino, urla dell'allenatore Piovani,
Sandrin in avanti, ennesimo duello Fabris Cristofoli. Calabro con calma mette a terra al centro il suo compagno Bruni. Bruni lancio sulla destra, Corno cerca di rientrare centralmente ma fa buona guardia il suo controllore, l'azione sfuma, porta avanti il pallone Rossi al compagno Moras, lunghissimo lancio, calcio sulla destra, evita un avversario, conclusione, rete in diagonale Biancospino. Ha evitato il difensore della Caronnese e imparabilmente ha battuto Galli. Vantaggio ospite al 19esimo. Tiro di sbaglia mio. Rete di Biancospino. Numero 7, Biancospino. Inaspettato il vantaggio, azione che non sembrava pericolosa, conclusione di ottima fattura, nulla potuto il portiere Galli. Lancio in aria per Cristofoli, Cristofoli lotta, intervento un po' deciso di Cristofoli sull'uscita del portiere avversario che è a terra dolorante, l'arbitro fa entrare il massaggiatore, sulla corsa non è riuscito a fermarsi, pensiamo Cristofoli. Comunque partita corretta finora. Dicevamo della rete ospite un po' inaspettata, avversari sono passati in vantaggio dopo un paio di attacchi dei padroni di casa, questa azione che era sfociata con un bel cambio di gioco sulla destra, Biancospino ha evitato il difensore, si è accentrato leggermente, lasciato partire un bel tiro che è risultato imparabile per Galli. Gioco sta riprendendo col Darfo Boario in vantaggio per 1-0. Cerca di rubare un bel pallone Radaelli. Fabris. Lentini finora si è visto pochissimo. Trezzi mette giù un bel pallone sulla sinistra, viene ad aiutarlo Lentini, non sa cosa fare, dall' indietro, troppa indecisione. Cristofoli anticipato fallosamente da Tobanelli, fischio arbitrale, punizione centrale, un 10 metri fuori dell'area grande, vediamo chi sarà, chi batterà questa punizione. Due uomini sul pallone, Cristofoli e Lombardi. Tutto il Darfo Boario nella propria area, sei uomini in barriera con uno della Caronnese. Lombardi con sinistro, portiere in un modo strano di eseguire questa parata, si è fatto girare il pallone davanti, poi l'ha fatto suo, lunghissimo rilancio a cercare Piras, inseguito da Lentini, decisione del collaboratore, rimessa per il portiere Galli.
centinaia di spettatori sulle tribune dello stadio di Carono Pertusella. Vigilia pasquale, il vento frena un po' la traiettoria della palla, sgomita Piras ai danni di Calabrò, l'arbitro ferma subito il gioco. Fascia destra, avanza Sandrin, Lentini trova Cristofoli, si allunga il pallone, rete, bel pallone messo in centro area da Cristofoli, entrata volante di Trezzi, spettacolosa la conclusione, azione di ottima fattura da Sandrin, Lentini aveva dato Cristofoli ha messo un bel pallone in mezzo, prontamente al volo Trezzi, pareggio raggiunto dagli uomini di Cotta, 25esimo. Dai cattivi! Pareggio raggiunto dagli uomini di Cotta con questa bella conclusione al volo di Trezzi, che non ha dato scampo al portiere avversario Trilli. È stato un bene raggiungere la parità in breve tempo, sono passati solo 6 minuti. Caronnese che deve crederci. Radaelli non sa cosa fare, si tira addosso l'avversario, dovrebbe sveltire più il gioco il numero 8, dovrebbe sveltire più il gioco. Varas mette in mezzo, due giocatori a terra, rinvio di Sandrin sul corpo di Fuser Bassini, Galli senza complimenti, cerchio del centrocampo, Fuser Bassini lascia Biancospino, centralmente di testa Bruni, l'arbitro non ferma il gioco per un fallo di mano, Bassini ancora in mezzo, Biancospino al limite dell'area, Lombardi, tocco a Lentini fa viaggiare Trezzi sulla fascia sinistra, Corno Cristofoli ad aiutarlo, messo a terra, bella l'azione di Trezzi cercava di accentrarsi, messo a terra, poteva farsi pericolosa l'azione del numero 10 Trezzi. Punizione 2 metri fuori dell'area, spostata sulla sinistra leggermente per chi guarda. Il numero 5 Bruni, vediamo la conclusione, tiro fortissimo, bella l'esecuzione, ma traiettoria fuori della porta. 27 minuti di gioco, 1-1 tra Caronnese e gli avversari del Darfo Boario. Aspettiamo Trilli che rimetterà in gioco, sempre lungo, ancora di testa, insuperabile Bruni, Lombardi, corno, ostacolato, fallo commesso furbescamente per impedire a Corno di proseguire, Lombardi, due uomini sulla sinistra, Corno non riesce a toccare il pallone, all'indietro a Bruni, giro palla, no, Bruni avanza giustamente, vanno a cercare Cristofoli,
Trezzi che è tornato un po' indietro, Cristofoli, tocco a Trezzi, scambio, fascia destra, Termine, Lombardi, ancora corno all'indietro, Radaeli, scambio pallone fra i giocatori di Cotta, prolungato, Trezzi messo a terra, l'arbitro dovrebbe intervenire nelle lontananze, strattonato e messo a terra Trezzi. Partita finora corretta, qualche fallo vediamo, urla di Trilli, Termine tagliato di sinistro, intervento di Federico Corno, conclusione due metri sopra la trasversale, era riuscito a saltare più di tutti il numero 11 della Caronnese, palla che ha sorvolato la trasversale, sempre urla di Trilli verso i suoi compagni, lunghissimo rilancio con la schiena, Bruni, Sandrin senza complimenti, butti in avanti, lotta corno con Bonometti, anzi con Fusarbassini, scusate, palla in out, si appresta a rimettere palla in gioco Sandrin, trovato Trezzi, un avversario davanti, lateralmente Redaelli, scambio Redaelli, Termine, fanno barriera i giocatori ospiti, costretti a retrocedere gli uomini della Caronnese, butti in avanti ma non Lombardi, con calma Calabro, ultimo uomo di difesa, Sandrin, Lentini a cercare Cristofoli, schizzato Cristofoli, lotta a corno, anticipato, bella schizzata di Cristofoli, contropiede ospite, interviene Termine, sbogliare una matassa, centrocampo, Lentini, finta di Trezzi, Pira sale indietro, Fusarbassini supera Termine, si invola sulla fascia sinistra, inseguito da Lombardi, pallone in mezzo, libera Sandrin, Cristofoli conquista un bel pallone rientrando, ottiene una rimessa laterale, ancora Sandrin, Lentini anticipato, Sandrin, Trezzi in mezzo al Redaeli, liberissimo, nessun uomo libero, troppa fatica a proiettarsi in avanti, ad aiutare i compagni sulle fasce, troppa indecisione, ormai la difesa si è piazzata, più coraggio ci vuole, Trezzi all'indietro, tutto il Darfo Boario è retrocesso nella propria metà campo, continui passaggi degli uomini di Cotta, lateralmente butti in avanti Sandrin, palla in possesso dagli ospiti, Lombardi recupera, Radaelli, Lentini, parti adesso, bel taglio, intenzione buonissima di Bruni, ma bisogna sfruttare di più le fasce. Rossi, capitan Moras, allarga sulla destra, Fusarbassini, segnalato l'offside di Piras. Lombardi, marcatissimi gli attaccanti della Caronnese, marcatissimi, tre uomini su corno, Trezzi butti in avanti, sfortunatamente intervento di Bonometti fa concludere un'azione. 34 minuti di gioco, 1-1 quel di Pertusella, Carono Pertusella,
all'indietro al proprio compagno Trilli, lunghissimo, solito rilancio del portiere, termine, palla pericolosa, con calma Calabrò all'indietro, Sandrini, giro palla difensivo, Bruni da solo, va a aiutarlo Radaelli, termine fermo sulla linea in una posizione né carne né pesce, corno in area, stoppa un bel pallone, ha bisogno dell'aiuto di qualche compagno, trova termine messo in mezzo, insegue Sandrin, Lombardi fuori area, Radaelli, tutto il Darfo all'indietro, conclusione senza pretese di Radaelli, facile preda di Trilli. Darfo Boario, che quando la Caronese è in mano, possesso di palla, retrocede tutta, due uomini su Piras, palla conquistata ancora da Bruni, finta, non... Radaelli messo a terra, ammonizione per Bonometti, ennesimo fallo su corno, vai avanti, tutto il Darf è retrocesso ad eccezione del numero 9 Piras. Dai Fabio! Giocatori sulla linea dell'area grande, termine, attende il fischio del signor Montanari, palla tagliata che gira Cristofoli, non riesce, pallone che era caduto davanti al portiere, cerca di intervenire Bruni, solite rimesse di Trilli a superare il centrocampo, a cercare le sue punte, in questo caso l'unica punta davanti era Piras, girati, parti, dovrebbe partire sulla fascia il laterale, impreciso, non ci siamo, palla persa, con calma avanza Fabris, proprio compagno che perde la palla, si trattava di Pira, cerchi del centrocampo, Lombardi, Cristofori attorniato da tre uomini, nulla può fare, fascia destra, Biancospino, Biancospino si proietta in avanti, altra conclusione deviata, deve metterci una pezza Galli, seconda percussione pericolosa del numero 7 Biancospino, senza complimenti, batte in porta, deviazione, ci mette una pezza il numero 1 Galli, calcio d'angolo, Moras, vediamo l'esito di questo calcio d'angolo, rete, palla schizzata dal numero 11, interviene Piras, rete 2-1, calcio d'angolo, schizza la palla, un compagno entra in velocità, Piras, e batte l'incolpevole portiere, seconda rete, 37esimo, segnato il numero 9 Piras. Ancora all'improvviso abbiamo assistito a una segnatura dei neroverdi del Darfo Boario, Caronese che dopo molti attacchi sterili in questa occasione su calcio d'angolo, tutta la difesa ferma, si è fatta superare dalla seconda rete degli ospiti, vediamo sulla fascia sinistra corno, palla messa
in angolo dal suo controllore, esattamente Fuser Bassini. Assembramento nell'area del Darfo, palla in mezzo, il rientrante numero 9 ad aiutare, con palla che gira in tante gambe, Trezzi di pugno, la conclusione di Lentini sventata da ancora Lentini sulla schiena di un avversario, Fabris, Lentini vede di superarlo, mette in mezzo, interviene Corno, alza il pallone, colpito male, Mischia che poteva essere favorevole ai padroni di casa, nulla di fatto. A prenderla Fabio! Siamo quasi giunti al 40esimo, nuovo vantaggio ospite, schizzata. L'arbitro lascia proseguire con le braccia messo a terra Trezzi, l'arbitro non interviene. Anticipo di termine, palla Radaelli messo a terra, bisogna sveltire il gioco, i centrocampisti devono sveltire il gioco, liberissimo sulla fascia sinistra, liberissimo Sandrini, solito pallone buttato in avanti in cerca del colpo di testa di Cristofoli, nulla da fare, con calma si difende il Darfo, toccata una palla, Varas, interviene Calabro, spunta sulla fascia destra, il pericolosissimo Biancospino punta l'avversario, cade a terra, giusta l'ammonizione per simulazione, giustissima. Ammonito il numero 7 Biancospino. Plateale la simulazione del numero 7, interviene giustamente ad ammonirlo il signor Montanari di Ancona. Venti uomini nel pressi del cerchio di centrocampo, scambio non trovato, Piras, Lentini, Trezzi, subito l'avversario a mordergli le caviglie, si libera Trezzi, bella palla in avanti, Corno messo a terra, impedito. Hanno impedito a Corno di saltare, ha qualcosa da dire il difensore, ma netto il fallo, ha impedito all'attaccante della Carolnese di saltare. Altra punizione per gli uomini di Cotto in posizione favorevole. Vediamo come si schiererà la barriera degli avversari del Darfo. Vediamo di capire chi calcerà la punizione. Pronti sul portiere! Uno lancio a destra! Vediamo se sarà Cristofoli. Un sinistro di Cristofoli, secondo noi tirerà Cristofoli. Una legnata di Cristofoli prevediamo. E così è. Una bella sassata che però alta sulla trasversale. Centralmente nulla di fatto anche questa volta. Trilli con calma, Bruni, fallo di Lentini, l'arbitro lascia proseguire. Plateale fallo di Lentini, l'arbitro ha fatto proseguire. Strattonato Bruni, l'arbitro per compensazione non è intervenuto. Ma onestamente Lentini aveva commesso fallo. Ancora a cercare Cristofoli, trovato Corno.
questa volta favorevole la punizione a Bonometti nel contrasto con Corno. Lunghissima come sempre il rinvio, l'aitante numero 9 Pira si fa rispettare in mezzo ai difensori, ha qualcosa da dire all'arbitro. Bel fisico questo numero 9, Cristofoli è tornato a tre uomini, nulla può fare, troppo solo il numero 9 del Caronnese. Ferma gioco il signor Montanari, redarguisce Bruni e Piras. Fischio, ripresa del gioco. Tobanelli, Biancospino non si impegna più di tanto, palla che termina in fallo laterale. Sandrin, Cristofoli perde palla, cerca il centrocampo, Bonometti, niente, palla sul fondo, Sandrina lascia andare, ci sarà la rimessa di Galli. Poco pungenti gli uomini di Cotta all'attacco, ma anche pochi palloni giocabili per le punte. Corno anticipato, Radaelli ha cerchiati gli attaccanti della Caronnese, sono accerchiati da 4-5 uomini sempre, spalle alla porta, non possono fare più di tanto. Lombardi in avanti, quasi tutta la Caronnese, tutto il Darfo è retrocesso a far guardia alla propria area. Urla, urla di Trilli. Lombardi sceglie la fascia destra, senza complimenti, solito rilancio lunghissimo a campanile, palla da un portiere all'altro. Rientra Fede. Gioco più semplice del mondo del Darfo, buttano avanti i palloni a cercare. Cristofoli fa mano, l'arbitro non interviene. Duplice fischio che porre termine ai primi 45 minuti di gioco, come dicevo, vede in vantaggio il Darfo, rete di Biancospino al 19, pareggio di Trezzi al 25esimo, nuovo vantaggio di Piras. A risentirsi i prossimi 45 minuti. Squadre che sono ritornate in campo per i secondi 45 minuti. Attendiamo il fischio del signor Montanari. Come vi abbiamo lasciato, il risultato lo sapete, 2-1 per gli ospiti. Squadre che cercheranno in tutti i modi di, parliamo specialmente della Caronnese, come suo dovere questa partita casalinga, di cercare la vittoria, tutto è ancora possibile. Fischio del signor Montanari, ripresa del gioco. Vediamo se ci sono state delle sostituzioni fra i 22 in campo. Guardiamo la Caronnese, ci sembra di no, conoscendo tutti i giocatori. Darfo Boario, vediamo la numerazione. E intanto si è portata in avanti la squadra di Cotta con Lentini che gira Lombardi in avanti, Cristofoli, scambio, intercetta Varas. A prima vista anche per gli ospiti non ci sono cambi di sorta, ancora i 22 del primo tempo in campo.
caronnese che dovrebbe sveltire il proprio gioco, specialmente con i centrocampisti, nel trovare gli attaccanti e i laterali bassi. Intanto in area Lentini, pallone buttato in mezzo, facile preda di Trilli. Dicevamo, i laterali bassi dovranno proiettarsi più spesso in avanti ad aiutare il centrocampo, e gli stessi centrocampisti, sempre secondo il nostro modesto parere, sveltire di più il gioco. Non devono dar tempo ai difensori del Darfo di piazzarsi. Entrata di Radaelli poteva essere fallosa, gamba tesa, l'arbitro non interviene, rimessa laterale. Fischio del signor Montanari, punizione in favore della Caronnese. Centrocampo, Trezzi cerca di costruire un po' di gioco, il numero 10 di Cotta, termine, rientrato Corno, Lombardi ancora a Corno, scambi ristretti, circondati dalle maglie nero-verdi, Lombardi, Sandrin, fuori area Trezzi, Lombardi, scambio con Cristofoli, Lombardi, non riesce a calciare in porta, prolungato scambio che si è concluso in un nulla. Ancora Trezzi cerca di costruire qualcosa, palla di Dugo facilmente intercettata dalla difesa ospite, Radaelli all'indietro, Bruni in verticale trova ancora Trezzi, Lombardi sullo sganciato termine, per una volta si è liberato sulla fascia, termine in mezzo, palla lunga, non possono intervenire i due attaccanti, senza complimenti liberano gli ospiti, lotta Bruni con Piras, alla meglio il difensore di Cotta, il centrale di Cotta, Calabrò, Lombardi, finta di Redaelli, termine non sa cosa fare, dall'indietro a Lombardi, giro palla laterale che non serve, centralmente trovato Cristofoli, scambio con Lentini, Redaelli, bella l'azione, purtroppo conclusa malamente dal centrocampista della Caronnese, si trattava di Redaelli. Caronnese sembra si stia dando da fare, intanto vediamo movimento in panchina, dovrebbe trattarsi di Ferré se non andiamo errati, movimento sulla panchina di Cotta, ancora in avanti la Caronnese, prolungato fallo, l'arbitro in ritardo ma interviene. Corno retrocesso fuori dell'area, Corno, conclusione dopo lo scambio con Cristofoli, sottotono il numero 11 dei padroni di casa, periodo che non lo vediamo come solitamente si propone. Cristofoli, fascia destra, due uomini dei suoi, bello il cross, Trezzi retrocedendo mette una palla in aria di testa, Lentini, azione che prosegue, Sandrin, Lombardi, ancora Trezzi, vertice dell'area, si libera dell'uomo, Trezzi calcia, interviene di schiena Fabris, bella l'azione di Trezzi che finora è l'uomo più pericoloso e costruttivo della Caronnese. Altro calcio d'angolo all'indietro per termine,
pallone in mezzo, corno, girata debole, facile preda di Trilli, lunghissimo come sempre il rinvio di Trilli, lotta Lentini, cerca aiuto nel portiere, termine. Cerca un compagno smarcato, vede corno, corno di petto, ancora Trezzi, Trezzi, troppi uomini, troppi uomini. Perde palla puerilmente Moras, Lombardi, Radaelli si proietta sulla fascia destra, non riesce a trattenere il pallone in campo. Troppi errori. Troppi errori. Ancora un duello Piras con Bruni. Lentini porta avanti un pallone, nessun compagno smarcato, pallone in avanti, facile l'intervento di Rossi a sventare due uomini del Boario. Partita prosegue su un binario poco esaltante, Piras fuori area, compagno Biancospino, si getta e fa sua la palla, Galli tocca con le mani per Sandrin, Trezzi è venuto a prendersi un pallone, 5 uomini contro 2, 5 uomini contro 2, Cristofoli fa da solo, Trezzi fuori area, conclude, intenzione lodevole, tiro debole. Sandrin anticipa l'avversario, ancora Sandrin lateralmente, corno non può intervenire, termine, lascia scorrere in fallo laterale. Palla all'indietro per Bruni. Calabro cerchio del centrocampo, Lombardi intanto ha abbassato molto la squadra, mister Piovani del Darfo, solo due guastatori in avanti e 8 giocatori nella propria area, spiovente. Caronnese che quando avanza a portare palla si trova davanti un muro di 7-8 uomini. È veloce, raga! I due attaccanti di Cotta accerchiati da sempre da 3-4 difensori vengono cercati con dei lanci. Bella la palla tenuta in gioco da Cristofoli, anzi no, non riesce. Cercava di portarsi avanti un pallone. Nostra Sandrin in avanti a corno, subito circondato, corno deve dar via la palla, contropiede, contropiede Piras, Piras a Biancospino, Biancospino punta termine, punta termine, fascia sinistra, trova un compagno libero Bassini, intervento in scivolata di Bruni a sventare il pericolo, palla in calcio d'angolo, pericolosissimo contropiede ospite. Veloci quando si proiettano in contropiede sia Piras che Biancospino. La Caronnese deve stare attenta a questi fulmini contropiedi. Come dicevamo poc'anzi, fra poco ci sarà un cambio nelle file degli uomini di Cotta, calcio d'angolo
esce di pugno Galli, l'arbitro ferma il gioco, carica il portiere. Ci sembra Giudici quello che dovrebbe entrare. Fra un attimo vi diremo di che numero si tratta. Lentini, cerchiato, Radaelli, Lombardi, tocchi brevi, Tua Mia, perdono la palla, no. Ancora manovrano gli attaccanti di Piovani, fascia sinistra, Capitan Moras, Radaelli anticipa un avversario, termine per Bruni, tocco ravvicinato, corno, sempre spalle girate alla porta purtroppo, Lombardi, Trezzi, fermato, Lombardi falloso, l'arbitro fischia e ammonisce il numero 6 di Cotta. Ostacolo irregolare, si stava involando l'avversario, cinturato. Ma dai, muoviti, non compensare, coglione! Intanto il collaboratore chiama il signor Montanari per effettuare un cambio. Esce Lentini e con Giudici. Avevamo visto bene, Giudici entra a sostituire Lentini. Ancora una partita impalpabile di Lentini, centrocampista che si era presentato inizialmente molto bene, poi poco alla volta si è perso. Palla in avanti, Tobanelli, Varas, salta Sandrin, Varas in mezzo, Calabro fa buona guardia, maglie nero-verdi, subito retrocesse, 4 in linea contro 2 attaccanti. Pronti ad attaccare, pronti a retrocedere, i giocatori in maglia nero-verde. Trezzi cerca un aiuto in Sandrin, Sandrin si propone, palla in mezzo, Radaelli allarga lateralmente, termine. Altra palla buttata in avanti, facile preda del portiere. Ancora un'azione inconcludente. Termine. Bruni, Calabro. Marcatissimi gli attaccanti. Deve far miracoli Cristofoli, Cristofoli tiene il pallone. Corno, corno. Non è riuscito il passaggio al proprio compagno. Fallo di frustrazione di corno, l'arbitro lascia proseguire. Giudici. Avanti, avanti. Calabro. Tutto il Darfo, 2 linee di 4 uomini a protezione. Difficile passare centralmente. Giusto, vista la deviazione, il collaboratore, il signor Fattori, segnala la rimessa laterale per i padroni di casa. 3 maglie nero-verdi nell'area. Piras. Il gioco prosegue, termine, Giudici, linea laterale, entra diagonalmente Giudici, non abbiamo capito se era un cross o un tiro in porta, passa vicino al palo alla destra di Trilli, nulla di fatto ancora. 16 minuti di gioco nel secondo tempo, sempre il vantaggio i neroverdi di mister Piovani per 2-1. Si alza molto, Piras colpisce di testa, Sandrin,
butti in avanti Lombardi, cerca di schizzare, non vi riesce Cristofoli. Pallone in avanti, fallo laterale. Trezzi, due uomini su di lui. Trezzi, quando si impossessa del pallone, subito due uomini a pressarlo. L'unico che può proporre azioni degne di nota, gli avversari hanno capito e lo pressano in due. Rallentano il gioco, poteva essere un contropiede. Varas, non abbiamo capito cosa intendeva fare. Ancora Varas all'indietro, liberissimo sulla fascia destra, il capitano Moras. Fuser Bassini, Sandrin spintonato, cade, l'arbitro non interviene. Fischio del signor Montanari. Prima non ha fischiato, era caduto Sandrin, ha fermato il gioco adesso concedendo una punizione agli ospiti, ritenendo falloso l'intervento di Calabrò. Bianchi della Carolnese tutti in area ad eccezione di Giudici. Diamo l'esito di questa punizione. Palla appena fuori dell'area grande. Fischio dell'arbitro. Palla campanile. Sventato pericolo. Biancospino cerca di trovare il proprio compagno Moras. Trezzi l'ha anticipato. Cristofoli, due uomini subito su di lui. Fanno pressing. Palla all'indietro. Il Darfo Boario si è già ricompattato. Ancora una volta non è stata velocizzata l'azione. Darfo Boario tutto nella propria area, palla all'indietro. Caronnese che non riesce fino a questo momento a far qualcosa di buono. Fallo laterale, pallone buttato da Bruni, un avversario a terra centrocampo. Con fair play ha buttato la palla in fallo laterale. Stavamo dicendo, Caronnese che non riesce a velocizzare le proprie azioni, dà tempo agli avversari di ricompattarsi e pressare il portatore di palla. Intanto ci sarà un altro cambio eseguito da Corrado Cotta, dovrebbe entrare Ferré, vediamo a sostituire quale compagno sostituirà. Fanno buona guardia i difensori ospiti, si proiettano in quattro in avanti. Non riescono a fermarlo se non adesso in fallo laterale. Imprecazione della panchina del padrone di casa per questo fallo laterale concesso agli avversari. Ancora l'arbitro, qualcosa da dire a mister Cotta. Piras, legnoso, altra punizione fischiata sul vertice sinistro dell'area grande in favore degli ospiti. Due uomini sono intervenuti sul numero 9 Piras. Gioco fermo. Caronnese che non riesce a raggiungere il pari. Venti minuti di gioco, andiamo verso il 21esimo, circa la metà del secondo tempo. Urla di Galli
per piazzare bene i suoi compagni in barriera. Posizione pericolosa. Capitan Mora, spallambella alta, cercato di sorprendere Galli, pallone alto sulla trasversale, azione che riparte da Calabro a fisarmonica, già retrocesso tutto il Darfo, lancio a cercare a trovare Trezzi, riesce a tenere il pallone in campo, deve uscire tutta, collaboratore sbandiera in favore degli ospiti per un fallo laterale. Varas, Radaeli, subito un avversario piomba su di lui, libero giudici, cerchi del centrocampo, scusate Bruni, pallone buttato in avanti, arbitro, cambio, esce il numero 9 Cristofoli e lo sostituisce Ferre. Poco ha potuto fare il numero 9 Cristofoli finora, solito impegno, buona volontà, pochissime palle giocabili. Anche mister Piovani chiede un cambio, esce il numero 9 ed entra il 18 Martinelli. Buona la prova del numero 9 Piras, che da solo ha tenuto in ambasce alla retroguardia della Caronnese, si è dato molto da fare, ha corso, ha lottato. Ripetiamo, ottima la prova di Piras. Vediamo che posizione occuperà il nuovo entrato. Solita linea difensiva 4, delle volte anche a 5 di Piovani con i suoi difensori. Ferre, termine all'indietro, no, bello l'intervento di Tobanelli, corno in area, corno, Radaeli, ciabattata di Radaeli fuori dell'area. Urla dalla panchina della Caronnese. Diversi giocatori sottotono fra l'11 schierato da mister Cotta. Saremo forse monotoni, ma ci sono carenze a centrocampo purtroppo. Corno cerca di liberare Trezzi, fascia sinistra, tutte le maglie gli fanno incontro, Radaeli all'indietro, troppi palloni all'indietro, Bruni lancio a cercare, intenzione era di cercare Trezzi. L'arbitro assegna un calcio d'angolo, non abbiamo visto chi l'ha toccata. Impercettibile, ci dicono che c'è stata la deviazione. Impercettibile la deviazione, calcio d'angolo battuto da giudici, messo in fallo laterale da un colpo di testa di un difensore. Bruni che si è proiettato in avanti, Ferré all'indietro, Lombardi, Rasoterra fuori area, Calabro tocca per Ferré, cerca la conclusione, fanno ostacoli i difensori in maglia nero-verde. Radaeli stretto fra due avversari, interviene prontamente l'arbitro. Gioco fermato, punizione, si rialza Radaeli, Lombardi si incarica della punizione,
anche Calabro e Bruni in avanti per cercare di colpire di testa. Lombardi, nessuno può intervenire, chiedono l'angolo i giocatori di Cotta, ma l'arbitro è dell'opposto parere. Nulla di fatto anche con questa punizione. Tanta buona volontà e basta, vediamo nei padroni di casa. Il nuovo entrato Martinelli si proietta in avanti, ostacolato da Sandrin, gli sguscia via, riesce l'intervento di Sandrin sulla proiezione pericolosa di Martinelli, palla in calcio d'angolo. Diamo la battuta, ribattuta dall'altra parte a campanile. Ragazzi, sta scaldando. 28 i minuti di gara nel secondo tempo, risultato invariato, sempre 2-1 per gli ospiti. Calabro in avanti, Radaelli messo a terra. Giudici all'indietro a termine. Radaelli, termine in avanti. Facile preda del portiere. Anche sugli spalti c'è un po' di... critica verso i giocatori in campo. Calabro si impegna, Calabro in avanti, Trezzi, scambio, messo a terra Lombardi. L'arbitro secondo noi è ritardato per vedere lo sviluppo dell'azione, non ha avuto vantaggio, ha fermato il gioco. Ancora Lombardi, solito pallone in avanti di testa Rossi, calcio d'angolo, ancora un angolo, intanto avverrà la terza sostituzione ad opera di mister Cotta. Si appresta ad entrare il terzo giocatore, Pizzola. Vediamo, giudici l'angolo, palla tagliata, nessuno può elevarsi. Vai a prendere la palla almeno! Vediamo chi uscirà. Sandrin cede il posto a Pizzola. Sandrince del posto Pizzola, mezz'ora di gioco nel secondo tempo, ancora un quarto d'ora di speranze per la Caronnese per perlomeno impattare questa partita. Centrocampo, troppe maglie nero-verdi, vediamo quale ruolo occuperà Pizzola. Lombardi, Calabro, Trezzi, deciso l'intervento di Calabro, corretto, corno. Giudici, allarga sulla destra dove c'è Bruni, di testa fanno buona guardia i difensori del Darfur. Trezzi cerca di mettere in mezzo, si era proiettato nell'area piccola, allunga la gamba
Fuser Bassini mette la palla in calcio d'angolo, ancora in calcio d'angolo. Intervento sul primo palo del difensore, esattamente di Moras, poco sfruttati anche gli angoli. Bruni cerca qualche suo compagno qui, dar la palla con le mani, trova Calabrò, impreciso lo scambio. Due centrali difensivi si sono spostati in avanti, gli ultimi uomini in retroguardia sono Termine e Radaelli. Mossa tattica di Corrado Cotta, che manda in avanti i due centrali alti. Termine, chiamava palla, Trezzi non ha ricevuto, corno di spalle, cerca di allargare, riesce, Bruni, Pizzolla butta in avanti una palla, riprende il gioco, Lombardi, conclusione imprecisa. Tentata una conclusione da abbastanza lontano, pallone che finisce 5 metri fuori dalla porta, solita lunga rimessa di Trilli, Bruni, nulla da fare, giudice, l'arbitro segna fuori gioco, Martinetti, il nuovo entrato, Martinetti! Conclusione, bravo Galli. Errore del direttore di gara, non segnalato il fuorigioco, azione molto pericolosa, si è presentato Martinetti solo davanti a Galli, la conclusione è stata parata da Soterra. Termine. Trezzi, strattonato, l'arbitro interviene dopo, sta permettendo troppo, falli tattici del Darfo Boario, solo un ammonito, furbescamente sono falli tattici, non cattivi, che non fanno male, ma spezzano le azioni. Lombardi col sinistro, pallone improponibile, certe cose che si vedono fanno cadere le braccia, spiace dirlo. Trentacinquesimo, corno, giudici, bel dribbling, anticipato Ferré, non fanno complimenti i difensori del Darfo Boario, Caronnese che, come ripetiamo, si proietta con molti uomini in avanti, Bruni, Pizzolla, rovesciata di Pizzolla, liberata l'area, Bruni, pallone buttato in avanti, fallo laterale, ancora Bruni sulla fascia destra, giudici spintonato, tocca retrocedere, tocca all'indietro a Calabrò in avanti, schizzato la palla da Tobanelli, altro calcio d'angolo. Insomma, retroguardia che si trova in difficoltà e butta le palle in calcio d'angolo. Beh, calcio d'angolo Ferré, cerca di girare, riesce debolmente. Battuto bene anche l'intervento con tempismo di Ferré.
palla debole che sfiora il palo. Si spingono Giudici e Martinelli. Pizzolla non riesce a tenere la palla in gioco. Bruni partita che si trascina stancamente verso la fine con la Caronnese che purtroppo non riesce a arrivare nemmeno al pari, replicando la sconfitta di domenica scorsa in casa col Pontisola. Calabro libera l'area, Moras cerca da fare tutto da solo proiettandosi steso, si era buttato una proiezione verticale il capitano degli ospiti Moras. L'arbitro è intervenuto, punizione spostata quasi sul vertice sinistro, un paio di metri fuori all'area grande, mette palla a terra Biancospino. Vediamo se sarà Biancospino o Moras, due giocatori sono sul pallone. Barriera schierata, due uomini del Darfo a disturbare. Ancora l'arbitro qualcosa da dire. Attendiamo il fischio di Montanari. Biancospino. Tiro bel teso, anche questo sorvola la traversa. Rimessa di Galli, centrocampo all'indietro, Calabro, corno, Giudici, bel pallone per Ferré, conclusione debole, arrivato stremato, debole conclusione che non ha fatto neanche Solletico al portiere. Calabro tra pallone avversario, Calabro prosegue strattonato, l'arbitro indeciso sul da farsi, ancora un bel lancio per corno, fuori area, messo a terra, corno, un po' è scivolato, un po' è stato toccato, l'arbitro era nelle vicinanze e non ha ritenuto di fischiare. Rimessa in gioco di Trilli, solito pallone lunghissimo. Moras, uno dei migliori, il capitano del Darfo, fuori gioco. Anche in questo caso non capiamo come mai non venga sbandierato. Fallo di mano di Pizzolla, l'arbitro lascia proseguire, si proietta in aria il numero 10 Fusar Bassini, Lombardi, Trezzi si proietta a termine, corno, termine, pallina avanti, troppo forte, nulla può fare, Giudici superato. Minuti di gioco, 5 minuti al termine più eventuale recupero, punteggio rimane sempre 2-1 per il Darfo Boario. Biancospino tiene in campo questa palla, Bruni lotta, conquista il pallone, Calabro all'indietro, centrocampo Lombardi, allarga sulla fascia destra, Bruni, altra palla lì in mezzo, corno, girata, bella, segnalazione del collaboratore, fuori gioco di corno, bel pallone in avanti centrale, corno di testa girato,
azione vanificata dallo sbandieramento. Pizzolla senza complimenti, Tobanelli butta in avanti subito, prontamente Galli cerca di dar pallone ai suoi propri compagni. Termine Trezzi, due avversari, Lombardi, Ferré viene avanti, prendersi un pallone, lo butti in avanti, Trezzi, termina, non si era proiettato in avanti, Lombardi, riconquistato un pallone alla Caronnese, corno messo a terra, falli furbeschi anche in questo caso. La strattonatina interrompe l'azione e la difesa si piazza. Falli intelligenti, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo. Fanno finire l'azione lì, il fischio arbitrale, adesso tutta la difesa è piazzata e il tempo passa. 35 metri, una punizione, vediamo chi... Ferreo Pizzolla. Pizzolla, bella la conclusione, risponde con i pugni Trilli, forte centrale, la punizione di Pizzolla, risposto con i pugni Trilli mettendo in calcio d'angolo, ancora giudici, palla ribattuta nei pressi dell'angolo del corner, palla tagliata, deviazione di testa di un difensore. Palla pericolosa che ha sorvolato l'area. Altro calcio d'angolo. Basso giudici. Colpito male, azione sfumata. Ultimo uomo Radaelli. Tutta la Caronnese ormai in avanti, palla buttata in avanti. Esce Trilli, pallone alto e molle come dicevano una volta, portiere comodamente lo fa suo, con le mani è Biancospino, senza complimenti Biancospino, non riesce Radaelli, bravo, è stato bravo Galli ma non ha potuto niente contro il numero 18 Martinelli, due compagni retrocessi sulla linea. Terza rete. Debac della Caronnese, invece di raggiungere il pari, castigati con la terza rete. Ha segnato Martinelli. ...3-1... seconda sconfitta casalinga consecutiva per gli uomini di Cotta, pubblico che sfolla. Palla in avanti, vediamo Pizzolla, non fa tempo a giungere sul pallone, prontamente esce Trilli. Darfo Boario che senza aver fatto nulla di speciale porta a casa i tre punti. Caronnese che nel secondo tempo ha cercato costantemente il pareggio, corno cade in area da solo, stavamo dicendo. Dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo, la squadra ospite ha rafforzato difese e centrocampo, attacchi sterili dei padroni di casa che non sono riusciti a pervenire al pari, tanta buona volontà e nulla più. E qualche minuto fa un contropiede da prima sventato dall'intervento da Galli, poi ugualmente Martinelli
è riuscito a concludere evitando l'intervento sulla linea di due giocatori della Caronnese. Ultimi istanti di gioco, vedremo il tempo di recupero. Spintonato Pizzolla, nervosissimi i giocatori padroni di casa, stanno subendo la seconda sconfitta casalinga. Campionato che si va concludendo in queste ultime partite per la Caronnese in maniera poco soddisfacente. Cerca Pizzolla, contropiede fermato stavolta da Radaelli, perde la palla, arbitro interviene, abbiamo visto un cartellino in mano al direttore di gara, ammonito Pizzolla, aveva sgomitato con un avversario. Ultimi istanti di gioco, non abbiamo visto il tempo di recupero, comunque tre punti che il Darfo Boario si porta a casa a rimpolpare la sua classifica che lo vedeva con 42 punti. Caronnese ferma, Giudici messo a terra, ancora hanno voglia di correre e lottare gli ospiti nonostante il vantaggio. Pizzolla scambio con Giudici di tacco, perde palla, triplice fischio di chiusura del signor Montanari. Partita che si conclude con la vittoria per 3-1 degli ospiti, reti di Biancospino, Piras e Martinelli e Trezzi per la Caronnese. Un grazie a tutti e risentirci alla prossima. Come solito, gentilmente Corrado Cotta viene al nostro microfono a prescindere dal risultato, che non è da tutti, precisiamo subito questo. Mister, purtroppo seconda sconfitta casalinga, partita. La Caronnese ci ha messo tanta buona volontà, diciamolo subito, primo tempo equilibratissimo, loro in contropiede improvvisamente colpivano, secondo 45 minuti cercavate in tutti i modi di agguantare perlomeno il pareggio, continui attacchi, forse portati troppi passaggi in una certa lentezza, loro ripiegavano, ha rafforzato ancora l'indifensivo allenatore Piovani, come mi ha confermato. Terzo gol, ormai la partita era quasi conclusa, nulla da dire. Lei come l'ha vista, mister? No, sono d'accordo, al di là che alla prima situazione hanno fatto gol, fuori gioco sì, fuori gioco no, però quando le cose non vanno bene non ti aiuta nessuno. Sicuramente ci sono dei demeriti, e la squadra è spenta, la squadra ha la prima difficoltà, quando va sotto si allunga, si allarga, poi diventa abbastanza tutto istintivo, casuale e figlio dell'invenzione. I colpi non ce li abbiamo più, perché certi giocatori che hanno colpi e a oggi non li hanno ancora dimostrati, siamo un po' spuntati davanti, nel senso che oggi probabilmente abbiamo anche calciato qualche volta verso la porta, ma non abbiamo fatto gol, sbagliamo l'ultimo passaggio, diventa così, anche perché il gol è un capolavoro della squadra, una giocata straordinaria, però è un po' poco, devi giocare un po' sulle seconde palle, devi sbagliare meno le ripartenze, cose del genere. La cosa che a me onestamente dà fastidio è questa fragilità di squadra che si arrende alla prima difficoltà, perché è vero che non si può più vincere il campionato, è un dato di fatto, ma lo sappiamo ormai da un mese e mezzo, però mi sembra un po' poco lavorare durante la settimana, credere nel quantomeno nel far la partita e poi la prima difficoltà
molliamo troppo facilmente. Io ho detto alla squadra e lo dico qua a voi, lei ha detto che io mi presento sempre giusto così, perché fa parte del lavoro vincere, perdere, presentarsi, analizzare nel modo lucido le cose che si vedono, perché magari lei non è d'accordo, un tifoso non è d'accordo. Questa è la mia analisi e la porto avanti. Io solamente ho detto nel spogliatoio alla squadra che io onestamente sono anche un po' imbarazzato nel dire qualcosa. Io ho detto che si dovrebbero vergognare, perché questa società, con i sacrifici che fa, con la correttezza dei pagamenti, merita qualcosa di diverso sicuramente. Quindi mettere la maglia della Caronese, che sta alla maglia di un'altra società, deve essere un momento di riflessione, un momento di serietà. Questo non vuol dire che non siamo professionali e niente, dobbiamo dare qualcosa di più, almeno che siamo questi, perché due mesi fa, parlando in società, ho detto io non vorrei che questa squadra fosse veramente così fragile. Questo è un dato di fatto, in questo momento siamo questi. Mister, condivido pienamente quello che ha detto, anzi adesso mi permetto anch'io di parlare sull'onda che ha tracciato lei, sulla traccia che ha fatto lei. Vedo alcuni giocatori, dal mio punto di vista, dalla tribuna, semplice tifoso anche, qualcuno un po' svogliato che non dà l'anima, cosa che invece vedo in qualche giocatore esperto anziano, faccio un nome, faccio Bruni, dico Cristofoli, gente che ancora si impegna. Centrocampo troppo lento, vedevo la paura, troppi palloni all'indietro. I due esterni sinistri, roba correre avanti e indietro come su un binario del treno, avanti e indietro, non lo fanno. Io vedo anche i suoi allenamenti, so lei cosa gli dice di fare ai giocatori, tante cose non vengono eseguite, non è per entrare in sua difesa, in effetti giustamente ha detto la squadra si è persa. Sì, ma abbiamo anche valutato in questo scorcio di stagione, all'inizio, alla metà, durante, che probabilmente avevamo bisogno un po' più di personalità. Quando le cose non vanno bene ci vuole esclusivamente la personalità di rischiare qualcosa sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto proprio della gara. Noi purtroppo regaliamo troppi giocatori e troppe situazioni del genere che non ti permettono poi di ripartire in un certo modo, di lavorare in un certo modo a livello di squadra, di partita, sto dicendo. Quello che all'inizio stagione era diverso, quindi per forza devo dire che non è una questione di personalità. Faccio un esempio: Giudici ha calciato 5 calcio d'angolo, non è arrivata una palla nel mezzo e non abbiamo neanche la capacità, perché non... Scusi, l'abbiamo sottolineato anche noi in telecronaca. Non abbiamo neanche la personalità di cambiare il giocatore che va a calciare per 100.000 motivi, perché magari è la giornata che si strozza la palla, è la giornata che non si ha la forza adeguata per mettere una palla, però sembra tutto uguale. E qui è un problema, perché poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Io sono d'accordo con lei e ripeto, è un momento così e probabilmente certe valutazioni si hanno in funzione poi dei risultati acquisiti durante il campo. A me mi hanno insegnato, un nome su tutti, il signor Antonio Pasinato, ex allenatore del Brescia, Campobasso, è un po' anzianotto, è in gamba, è un po' anzianotto, che poi le squadre si conoscono nell'arco di una o due stagioni, nel senso che quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. A oggi le cose non vanno benissimo e abbiamo una squadra chiaramente piatta. Mi creda, credetemi, per chi ascolta questa intervista, che la società non ha mollato niente e il sottoscritto non ha mollato niente, ci alleniamo sempre comunque e io mi devo ripetere, però devo dire anche in un'intensità, in un modo decisamente molto molto positivo. La rifinitura di ieri, a un certo punto ho dovuto sospendere anche la partita, perché era una partita sembrava l'approccio all'allenamento più importante dell'approccio alla gara, quindi non lo so, questo è quello che si vede. Allora, io vedo, non seguo le partite in trasferta, però ho reso conto da alcuni dirigenti della Caronnese, non vedo l'unità di intenti tra proprio tutta la squadra, diciamo la parte abbastanza giovane con gli anziani, roba che c'era un tutt'uno l'anno scorso quando avete fatto l'esploit delle ultime 10-12 partite. Poi scusi un secondo, in trasferta, punti che avete lasciato, eravate in vantaggio, vi siete fatti raggiungere anche lì, ripeto, riferivi da dirigenti tecnici della sua società, io non vedo le partite, dove appunto sempre per dar ragione lei manca quella personalità che se un giocatore proprio non ce l'ha non può averla. Esatto. In un mese sì, ma assolutamente di match point per agganciare una classifica migliore ne abbiamo avuti
da bizzeffe 6 o 7 volte all'inizio stagione, arrivi lì, ti manca qualcosa. È frutto sicuramente di questa mancanza, che non si può, purtroppo, scusate la battuta, comprare al supermercato, o ce l'hai o non ce l'hai. I giovani e i vecchi, fra virgolette, sia i giovani e i vecchi, hanno un rapporto decisamente di rispetto e di stima reciproca, quindi non c'è nessun tipo di problema nello spogliatoio. Perché in questo momento non ce la facciamo? Vale, non ce ne sono, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Poi perché i mani e il calcio sono sempre dietro l'angolo pronti a risolvere? Poi il dopo partito, la prima partita ha una situazione, ripeto, ci sono dei test fisici che danno l'idoneità a tutti i giocatori, ci sono dei parametri allenamento che danno l'atteggiamento giusto, poi la domenica andiamo in difficoltà, perché poi questo è andato di fatto. Mister, proseguiamo ancora un attimo, approfittiamo della sua pazienza. Dopo la partenza 10-12 giornate, arriviamo a dicembre, onestamente sia lei, penso nessuno pensava che adesso la Caronnese arrivava in questa fase discendente dopo aver sprecato tutte queste occasioni. No, ma sono d'accordo. Noi abbiamo girato l'andata e abbiamo recriminato qualche partita mezza e mezza che si poteva fare qualche punto in più, qualche punto in meno. Mi riferisco già dal Pontisola 18 partite fa, 19 partite fa all'andata 1-1 giocando in anticipo, col Dalfo Boario stesso l'andata, sbagliando un rigore la partita finì 0-0, qualche partita poi in un modo nell'altro, ma la stessa l'ultima partita con lo Serigarda si era perso su una palla inattiva, su una seconda palla lì, ma giocando decisamente. Poi siamo ripartiti e poi strada facendo abbiamo inserito, voglio dire, un certo tipo di rincorsa, e poi ci siamo trovati a perdere partita dopo partita quello che avevamo costruito. Quindi gioco forza deve dare, o abbiamo tutti steccato quello che è la preparazione e la metodologia di lavoro, sto parlando a livello fisico, a livello tecnico, o se no penso che l'analisi sia nelle parole detto in questa intervista, nel senso, io mi prendo tutte le responsabilità, ma se le devono prendere anche i giocatori, perché poi, come ho detto e chiudo dicendo così, è troppo poco dire vengo, faccio presenza, timbro il cartellino. Cioè la Caronnese è una società che in questo momento, dove il calcio è in difficoltà, dove c'è poca serietà, nei rimborsi spesi e tutti, loro sono sempre comunque puntuali e sempre comunque vicini alla squadra. Ultima cosa, mister, un correttivo per queste 6-5 partite che mancano? Ma penso che a questo punto valorizzare ancora di più quello che abbiamo in casa a livello proprio di data di nascita. Qualche giovane sicuramente c'è la domenica in più, lo metteremo in campo anche per capire poi la reazione che in questo momento abbiamo bisogno, e in prospettiva futura, indipendentemente da come vanno le cose. Grazie mister, in bocca al lupo. Mister Piovani, vincitore di questa partita 3-1, risultato un po' larghino, anche se avete, diciamo, meritato la vittoria. Primo tempo discreto dei suoi, secondo tempo la Caronnese ha fatto più la partita, ma senza creare eccessivi pericoli, perché la difesa rinforzata al centrocampo si vede molto bene ed eravate pericolosi in contropiede. Mister, come ha visto lei la partita? Sì, ha spiegato molto bene lei. Noi siamo stati bravi a creare quelle due occasioni in contropiede. In una abbiamo fatto gol, in una l'abbiamo sfiorato, poi abbiamo fatto gol sul calcio d'angolo subito dopo. Che dire, io sono sempre più sorpreso di questi dei miei ragazzi, perché li vedo tutti i giorni in allenamento. Una squadra molto giovane, come avete visto, però è una squadra che butta sempre il cuore oltre l'ostacolo, e vanno ringraziati da quando sono arrivato. Mi stanno dando veramente tanto, e non a caso oggi su un campo difficilissimo abbiamo trovato questi tre punti, per noi molto importanti per la salvezza. Diciamo che, non so se era apposta, adesso appunto glielo chiedo, vedevo che a prescindere che come quelli della Caronnese avevano il pallone tra i piedi, due uomini si buttavano su di lui, ma avete fatto una buona guardia a Trezzi, che è, diciamo, il giocatore migliore, quello che fa più gioco e più tecnico della Caronnese, l'avete messo in condizione di svolgere poco il suo compito, giusto? Esatto, abbiamo costruito la partita proprio su questo, perché sapevamo che Trezzi tra le linee era un giocatore importante che poteva innescare sia Cristofoli che Corno, e nello stesso tempo anche lui entrare per andare al tiro. Siamo stati bravi a limitare lui, soprattutto il secondo tempo che ci siamo chiusi un attimino di più, a limitare gli spazi, e
il primo tempo abbiamo sofferto un po', perché lui dopo il secondo tempo ha messo il regista basso che dava copertura anche ai quattro difensori e è andata meglio. Sì, difatti, come ho detto prima, loro hanno avuto più possesso palla nel secondo tempo, ma non è che sono stati pericolosi. Mentre ho visto, a prescindere, siete un buon 11, ma delle buone individualità, specialmente è piaciuto Piras 91. E Moras, che forse è l'esperto, esatto. E anche quel Biancospino lì ogni tanto veniva fuori, ma quando usciva lui era sempre pericoloso. Biancospino ci ha già fatto parecchi gol, ha un gran tiro di sinistro, oggi l'ho dirottato a destra, ma il suo ruolo è esterno di sinistra, perché mette dentro delle palle e anche va alla conclusione. Sì, anche Piras è un ragazzo 91 che avevo io l'anno scorso a Rodengo, quest'anno era rimasto senza squadra, l'ho portato lì e fino adesso ha fatto 5 gol. Sono giocatori, anche Martinelli è arrivato a 5 gol, non abbiamo un bomber nella nostra squadra, però andiamo in gol quasi tutti e questo è importante. Allora è contento della posizione in classifica, di quello che sta facendo, dove volete arrivare, diciamo? Vabbè, noi dobbiamo fare ancora 3 punti che sono quelli che ci permetterebbero di salvarci. Mancano 4 partite con 3 scontri diretti importantissimi, perché abbiamo il Fiorenzuola, la Colognese e l'ultima il Fidenza in casa, e domenica abbiamo in casa il Pontisola, che adesso non so cosa ha fatto oggi, però per noi sarà importantissimo continuare a fare punti. Bene, la ringrazio, bocca grazie al lupo. Grazie a voi e buona Pasqua.